Avvocato Domenico Fiorda, Cristiano non utilizzava stupefacenti, non era uno spacciatore. Assolutamente sì, diciamo che lui non era né assuntore né era tossicodipendente. Questo è chiaro e ci teniamo particolarmente a specificarlo in maniera ferma perché, a differenza di quello che è emerso nelle prime ore, lui non aveva nessun coinvolgimento nel mondo della droga. Questo ci teniamo particolarmente a sottolinearlo. Avvocato Albino, un'idea della dinamica dei fatti, ve la siete sicuramente insomma, fatta? Certo, noi abbiamo fatto una ricostruzione ovviamente limitata a quelli che sono gli atti in questo momento. L'unica cosa che possiamo dire senza violare il segreto istruttorio è che Cristiano non ha nessuna parte nella vicenda preliminare immediatamente precedente al fatto, cioè a questa lite telefonica, non ha avuto alcuna parte al momento dell'aggressione, ma è intervenuto successivamente a questa lite embrionale tra altri soggetti ed ahimè intervenire per sedare questa lite gli è stato purtroppo fatale. L'autopsia è stata eseguita, il perito si è preso i classici 60 giorni di tempo per fare le proprie valutazioni. Che passaggi ci saranno da questo momento in poi? Ma per quanto ci risulta, i carabinieri stanno facendo ulteriori indagini, noi attenderemo i risultati della perizia, ci siamo fatti una nostra idea, ovviamente per ragioni istruttorie non possiamo svelare quale sia, però credo che la dinamica sia diversa, assolutamente diversa da quella che si era prospettata almeno all'inizio di questa triste storia. Avvocato Albino, Cristiano in sostanza è fuori da un contesto che poteva essere opinabile inizialmente. Assolutamente, non vogliamo certo replicare a notizie, non è nostro compito, pubblicate o di cui si è parlato. Quello che possiamo dire, ripeto, è che Cristiano era in compagnia dei protagonisti della vicenda, ma protagonista lui non è, è solo sfortunata vittima, è stato attinto da questo colpo purtroppo ferale solo perché intervenuto in un'altra vicenda nel momento in cui ha avvertito un pericolo, pericolo che poi ahimè ha riguardato sostanzialmente solo lui, che è unica vera vittima ovviamente di questa vicenda.